Allora vado su a telefonare. Ancora? Però sì, rapida, mi raccomando. Pagherò 3 milioni di bolletta qua. Oh, è arrivato Oriente Espressi. Oh, allora ce lo vedi come sta sotto panni? Ancora? E basta, dai, sei monotono, sei. Oh, Rambo, ma quando arrivano sti soldi dall'America? Guarda che ci sei ingrippato lo stomaco. Ma che te frega te, so io a parte lesa. Ma era meglio se te ci buttavi sotto la macchina, no? Te sei rotto, c'hai 2 milioni di danni e una bocca in più da spamare. Ma che volevi fa tombola, volevi? Sì, bravo, mottimolo col megafono che invece so buttato sotto, bravo. Così mo arriva il pretore e m'ingabbia. E statevi zitti, statevi. Oh, che fai? Fermo con la mano. Ridammi i chiavi. Stammi a sentire. Con l'ultimo conto dal pizzicagnolo siamo a quota 7. Giusto il prezzo della moto. Beh, ma che te costa? Dai, dammi un giorno ancora di proroga, no? Domani mi arriva il telex e vi salda tutti. Quando arrivano i soldi, glieli porti te al barone e tiri dalla chiave. Se no lo sai che t'aspetta. Ma sei un po' comprensibile, dai le chiavi. Sennò questo qua senza motocicletta ci va a dormire sull'albero la notte. Oh. Non rompere, se hai detto che ti paga, ti paga. Andateci voi dal barone, andateci. Eh sì. Oh, mai capito, ah? Ma dammi un'altra proroga, che fai? Me lasci a piedi, me lasci, dai, oh, dai! Oscar, ti voglio dare il telefono. Chi è? Chi me lo? Dice che hanno telefonato a casa tua, ma gli ti sempre occupato. Mannaggia, la miseria, mannaggia. Allora, Rambo, oggi ha fatto dirti, per pagare la bolletta del telefono alla Sippe, che gli porti al frigorifero. Ma ti ha detto chi è? Sì, è il produttore americano, quello di Cinecittà, si chiama Adams. Così ti ha detto, ma sei sicuro che cerca me? Sì, sì, ha proprio detto voglio parlare con Oscar l'attore. Allora mi sa che sei sbagliato. No, no, ha detto giusto, ha detto altro che s'ha reso sto bastardo.